Venerdì ovviamente il primo spazio è occupato dall'Accademia Total Look. A seguito della bella manifestazione che noi abbiamo seguito con la nostra emittente, Enzo Attuasio, a cui do il buongiorno, che è qui con buongiorno. Me questa mattina, ciao Enzo, buongiorno a te, ci porta un po' di questi talenti. Questa mattina vediamo Ruggero Sguera, lui ha 22 anni, è al terzo anno dell'Accademia, è arrivato secondo nella sua categoria e sta preparando un'acconciatura, già dato le basi ovviamente per questioni di tempo, su una giovane donna, Roberta, che ha appena 17 anni. Roberta sembra proprio una bimbetta di 12 anni, proprio piccola piccola, e invece ha 17 anni, va bene. Allora, prima di parlare con Enzo, io parlerei due parole con Ruggero, così poi lo lasciamo lavorare. Allora Ruggero, tu ti sei... sei arrivato secondo all'Oscar, giusto? Sì. Che cosa hai preparato tu? Ho preparato una conciatura sposa sera. Ecco, noi abbiamo visto mentre lavoravi, in realtà, infatti dicevo, ma io ti ho visto, poi mi sono ricordata che effettivamente compare anche nel nostro filmato. Quindi la tua invece propensione è proprio quella delle acconciature. Sì. Mi piace molto fare le acconciature non troppo complicate, perché comunque sono all'inizio, vorrei fare molta esperienza. Ecco, però è questo quello che hai scoperto, piacerti? Sì, perché non pensavo di arrivare a secondo, perché comunque non sono, come ho detto, un professionista, e quindi sono stato molto emozionato, è stata una bellissima esperienza. Senti Ruggero, con calma anche tu, perché... perché arriva, garantisco che arriva tutta l'emozione di questi ragazzi, giustamente. Senti Ruggero, avevi già immaginato, per esempio, che ti saresti dedicato ai capelli delle donne, perché le acconciature, insomma, come quella che hai preparato all'Accademia, come quella che all'Oscar, come quella che stai preparando oggi, non sono acconciature maschili, sono acconciature femminili, quindi è proprio dedicarsi alla bellezza della donna. Era questo quello che tu avevi nella tua testa? No, non pensavo di arrivare a fare anche da donna, perché ho iniziato da maschile, perché ho iniziato giusto come, sai, come iniziano tutti i ragazzi, per lavorare un po'. Poi man mano mi è piaciuta come esperienza, quindi sono già 5 anni che ero pratico. Adesso voglio fare molta esperienza da donna. Bravo. Allora io ti lascio lavorare adesso, okay. Va bene? Lavora. Grazie. Con calma, tranquillamente, sì, sì. Così lo facciamo vedere. Enzo, è una cosa che tu hai sempre sottolineato questa, cioè il fatto che oggi non esiste più, non deve esistere più la distinzione tra il quattro full dame e quello invece per uomini. Quindi il fatto che arrivano dei ragazzi che hanno comunque una base maschile e poi decidano di impregnare il loro lavoro, oltre che a una base maschile, nella conoscenza della donna, del capello della donna, dei gusti della donna, eccetera, quanto può essere importante? Allora ti spiego che sono i migliori perché hanno una base maschile. Parrucchiere da uomo alla sua manualità, la sua sicurezza, specialmente nelle sfumature, in alto, ha un altro, anche perché, senza togliere niente alle donne, i maschi sono migliori, tra virgolette. Queste sono donne anche che arrivano, che loro hanno un'altra quotazione proprio. Vero, ecco. I più grandi che io ricordo, i più grandi nomi, nomi d'eccellenza nel campo proprio dei parrucchieri sono uomini. Sono uomini, però hanno un difetto, si credono migliori dei parrucchieri donna, perché loro concepiscono il taglio donna, la perfezione. Nella donna non esiste la perfezione, perché la donna cammina in un altro modo, ha un altro stile, quindi si può fare la perfezione, ma sempre in linea alla bellezza femminile, che è totalmente maschile, totalmente diversa dal maschio. Quindi questo è il gap. Una volta passato questo gap, sono i migliori. Senti, e com'è possibile secondo te? Perché? È come un po' entrare nella testa, no? della donna. Io dico sempre che... E la donna dovrebbe avere
più agevolazione in questo, invece no, ci ritroviamo che più grandi, Madonna, è un altro essere. Ci ritroviamo che proprio più grandi parrucchieri, come spesso i make-up artist, sono proprio uomini. Sì, e perché loro hanno il senso della bellezza più della donna. Non sto parlando male perché io sono femminista. No. Più della donna in che senso? La donna è invidiosa della bellezza dell'altra donna, il maschio no. Vuol farti bella perché è una sua creazione, non tutte, quindi non sto... Quindi c'è anche una cosa psicologica proprio. C'è anche una componente di questa natura. Una componente psicologica proprio. Che tu dici condiziona un po'. Non che condiziona, cioè, mi ripeto, l'uomo vuol creare la donna bella, ok? È bella mettere in salto il suo sex appeal. La donna è la migliore, insomma. È la migliore, capisci? È proprio un punto di vista diverso, sì, no? Brava. Anche perché tu sei stato parrucchiere per... Soltanto donna 50 per anni. 50 anni, quindi voglio dire, per mantenersi sul mercato 50 anni vuol dire che devi essere stato un gran parrucchiere. Non lo so. Come non lo so? So che mi fermano i nipoti delle mie... ma per forza, perché insomma un'attività che dura 50 anni... Ma questo mi ha aiutato anche nella carriera di formatore, perché se non avevo... intanto sono portato per l'insegnamento, cioè riesco a dare tutto ai ragazzi. E quindi è una cosa innata, non esistono scuole, accademie che possono portarti a trasmettere. Le sensazioni non si possono trasmettere. Sono d'accordo. Sei d'accordo? E sono poi strettamente personali, per cui Bravo. Ognuno le vive in modo, in maniera diversa. Fatto sta che io mi commuovo quando vedo loro. Mi commuovo perché lo sento, è una cosa mia, la sento, ecco perché godo a vederli. Senti Ruggero, quindi questa conciatura che stai preparando, mica tanto semplice, mi sembra abbastanza elaborata. Come l'hai preparata? Come l'hai... Ho fatto degli avvolgimenti, ho fatto prima una separazione, ho fatto solo una coda, poi da una coda ho cominciato a suddividere delle ciocche. Poi degli avvolgimenti. Noi facciamo ancora. Vedi, sembra molto elaborata per l'aspetto che ha. Ma sai perché? Mo devo lanciare una lancia a favore dei miei docenti. Io ho i migliori. Lui mi ha recepito tutto quello che i miei docenti danno. Anche perché ricordati, il terzo cambiano completamente i docenti. Al terzo anno, sì. Cioè, ma non è che sono più scadenti, il primo e il secondo anno è una cosa, il terzo anno cambiano radicalmente tutti i docenti. E come mai questa cosa qui? Non me la ricordavo. È la mia fissazione. Quindi? Quindi primo e secondo hanno le basi. Formazione. Taglio pivot point, la base proprio, che serve proprio. Al terzo anno riusciamo a dare il meglio, a tirare il meglio anche da loro. Ecco. Quindi a conciature alte un grosso professionista è Carmine, fonaggio altre persone, altri tipi di fonaggio, altri tipi di mesh, tutti professionisti. Quindi facciamo il riassunto di tutto, tiriamo tutto fuori e quindi curiamo proprio. Io dico sempre chiavi in mano il mio corso. Sono 3 anni, giusto? Tre anni. Il terzo anno completa tutto il percorso. Il terzo anno percorso. È proprio la via libera per poter entrare direttamente poi nel mondo del lavoro. Psicologia. Io mi arrabbio sempre perché loro, per esempio, la teoria la sottovalutano. E dico no, oggi bisogna essere al 50% management e al 50% quarantino. Sai Enzo, non abbiamo mai parlato degli esami. Come si arriva poi agli esami di fine anno? Allora, il primo giorno si fa pratica, vengono redatte 3 prove che decido io, per esempio il taglio sta sempre, taglio a conciatura giorno, taglio e simulazione mesh, taglio diverse prove, da queste la più giovane estrae una busta e la commissione di esame mette a verbale, sottoscritta dalla ragazza che ha scelto quella busta, mette a verbale che abbiamo scelto quella prova d'esame. Con le modelle parte l'orario
E quindi diamo 60-90 minuti per realizzare il lavoro. La commissione intanto gira e poi determina la valutazione. Il secondo giorno è la teoria. Intanto ci sono 50 quiz. Si fa la prova scritta. Quindi non è semplice. La gente crede mestiere come prima, arte mestiere, non è vero niente, oggi bisogna essere dotte per... Senti, la commissione è fatta da membri interni oppure esterni. Hai proprio commesso? Sì, vengono i tre sindacati, rappresentanti dei sindacati, la Camera di Commercio, il presidente è mandato dalla provincia o dalla regione a secondo da dove dipendiamo, quindi è due membri interni. Ti è mai capitato di trovarti di fronte? Credo di no, perché se sei arrivati al terzo anno generalmente, perché voglio dire comunque le basi si hanno, ti è mai capitato di trovarti di fronte a qualche ragazzo che avresti voluto dire beh, quella è la porta da dove sei venuto, vai, perché evidentemente non, magari aveva un po' sottovalutato, aveva non valorizzato il lavoro fatto? Allora, io sono un po' sempre contro le istituzioni, perché io vorrei rimandare e bocciare. E loro dicono non si può bocciare, o quantomeno una ragazza, un allievo che tutti i tre anni ha la media del 4-5, quel giorno fa l'ex qua e prende più di chi invece costantemente è stato più presente e tutto quanto. Però questo non si può fare, perché noi dobbiamo lavorare anche per i giovani, anche per dare un avvio. Però ti posso assicurare, mettere la firma, la ragazza da 5 rimane da 5, non fa capire. Ecco, comunque alla fine c'è una naturale, una sorta, sì. No, c'è una selezione naturale nel mercato. Per cui effettivamente non... E io ho diplomato 1500 ragazze più, quindi se sei da 5, se non ti piace, è inutile che vai avanti, no. Cioè, quello è il campione, ho sempre ragione. Allora Ruggero, grazie Michele, continuo a segnalarmi che abbiamo terminato il tempo. Volevo far vederla, hai terminato, la volevo sì. far vedere questa conciatura. Allora io inviterei Alessia gentilmente ad alzarsi. Alessia, alzati in piedi. Alzati in piedi. Roberta. Roberta, scusami. Non la chiamavamo a nome. Hai ragione, non ti chiamavo. Hai ragione. Ecco, gira piano, fermati, lentamente, così facciamo vedere questo bellissimo lavoro che ha preparato Ruggero. E veramente complimenti, di lato, grazie. Roberta. Brava, stop. Bello, bellissimo. Complimenti Ruggero, davvero, grazie. Così poco tempo fare una conciatura così carina. E poi è proprio adatta a lei, voglio dire. Non è semplice pettinare una giovane donna, dico io, perché ragazzina non mi piace, ma una giovane donna farle, sapete, una bella conciatura, magari da sera, devi andare ad una festa, a un matrimonio, e quindi richiede qualcosa di particolare. Bisogna stare attenti anche a questo, perché devi indovinare, ovviamente, il gusto giovanile, non farla sembrare pomposa, insomma, proprio carina. Girati. Ancora? Grazie Roberta. Perfetto. E va bene, anche questa mattina abbiamo conosciuto un altro dei campioni dell'Oscar dell'Accademia Total Look, lo abbiamo visto all'opera, lui è Ruggero Sguera, barlettano tra l'altro. Sì, sì. Ecco, Ruggero, puro sangue barlettano, e quindi complimenti, bravo, ti auguro ovviamente di avere una lunga carriera in questo campo. Ringraziamo anche Roberta che questa mattina si è prestata ad essere qui con noi, e naturalmente Enzo che come al solito è stato un buon compagno di viaggio. Grazie a te. E adesso linea alla regia, ma ci ritroviamo subito dopo.